Ciao amici, bentornati sul mio canale. Questo è il terzo video su Villa Torlonia. Vi parlerò del Casino Nobile, che era la residenza, oltre che del principe Torlonia, che poi si sposta nella Casina delle Civette che abbiamo visto nel video precedente, ma fu offerta a Benito Mussolini come residenza tra il 1925 e il 1943. Ebbene sì, vi farò vedere anche la camera da letto del duce. Siete pronti? Entriamo! Allora, se il buongiorno si vede dal mattino, questo era il bagno, così, con un po' di affreschi stile pompeiano. Qui al centro c'è una bellissima galatea. Ah, chi è che non c'ha un bagno così a casa? Questo è il soffitto della biblioteca con ovviamente Dante Alighieri. Allora, prima che io mi dimentichi, non ci sono gli arredi originali assolutamente, ci sono rimaste le decorazioni. Questa era la sala di Amore e Psiche. Ma vi devo confessare, amici miei, perché ormai siamo intimi, che questa è la mia preferita. Guardate la decorazione e ci sono nei tondi rappresentati poeti ed artisti italiani. Ma quanti sono gli artisti italiani ritratti qui? 32, e sono inseriti in un contesto di architettura pitturata in stile neogotico. Guardate che meraviglia! Questa qui invece era la sala da ballo, sala centrale del Casino Nobile, e in altezza occupa praticamente due piani. Guardate che meraviglia, solo i lampadari. Adesso vi faccio vedere anche gli affreschi che ci sono, meravigliosi. Guardate questo fregio. Sì, ci ho zoomato così lo vedete meglio. Ma siete pronti per gli affreschi? Siamo al primo piano. Queste sono le sculture delle nove muse. La sala era una sala da pranzo ed era affrescata con le gesta di Alessandro Magno, il committente Alessandro Torlonia, ovviamente un omaggio al principe Torlonia, perché ha lo stesso nome di Alessandro Magno. Questa invece è la sala egizia, guardate lo stile, e gli affreschi ci narrano le storie di Cleopatra e di Marcantonio. E siamo finalmente nella camera da letto che ospitò Benito Mussolini e la sua famiglia. Gli arredi sono originali, sono stati ritrovati in un deposito statale. Erano due camere da letto gemelle, ce n'è un'altra dall'altra parte. Non male, eh? Anche il caminetto. Quindi qui dormiva Benito Mussolini. Ci troviamo in una sala diametralmente opposta alla sala di Alessandro Magno. Questa è dedicata a Bacco. Tutti gli affreschi ci parlano del dio Bacco.
E l'ultima sala che ho il piacere di farvi vedere è la sala in stile gotico. L'eclettismo di questa struttura, ci sono decorazioni di ogni genere. Niente male, eh? E con questa splendida vista del Casino Nobile dal giardino io vi lascio. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e a lasciare un commento. Giuro che è l'ultimo video su Villa Torlonia, non ne faccio più. E ci vediamo la settimana prossima con un altro video, se non vi siete scocciati di ascoltarmi. Ciao a tutti!